Ostia sorvegliata speciale. Da qualche giorno sulla spiaggia del litorale romano è in atto un campionamento che servirà a studiare le microplastiche presenti nell'acqua e la loro provenienza. Plastic Crime Scene Investigation Roma è un progetto di citizen science, quindi di scienze della cittadinanza, sul monitoraggio delle microplastiche. Perché scienze della cittadinanza? Perché nel processo scientifico che parte dal monitoraggio, ma anche precedentemente da domande scientifiche, coinvolge le persone che non sono proprio avvezze all'accademia scientifica o all'università. In pratica verranno coinvolti nel campionamento anche i cittadini, quindi bagnanti o amanti della natura in generale. E abbiamo quindi deciso di fare partire questo progetto qua sulla costa romana, molto frequentata durante l'estate, quindi ha delle domande scientifiche molto precise. La microplastica è dovuta alla forte urbanizzazione, dal Tevere, oppure c'è un effetto protezione? Perché noi abbiamo scelto 6 punti di campionamento, 3 a basso impatto: le secche di Tor Paterno, quindi mare, Castel Porziano, la tenuta presidenziale di Castel Porziano, e Macchia Grande, l'oasi del WWF a nord del Tevere. Quelli invece ad alto impatto sono Ostia, Isola Sacra e Fiumara Grande. La cittadinanza parteciperà durante tutto l'arco del processo scientifico, ossia arriverà addirittura a pubblicare ed essere coautore in una pubblicazione scientifica peer reviewed. Ci è arrivata questa richiesta di supporto in parte per le imbarcazioni che facevano fatica a trovare e anche per l'ospitalità sul litorale di Ostia. E soprattutto, se ti devo dire, non entro nel merito del progetto scientifico che reputo validissimo, ma non sta a me, però sicuramente per quella che è l'altra accezione della citizen science, mi sembra un approccio corretto a tematiche anche più ampie oltre questa. Credo che forse uno dei problemi che abbiamo nei nostri tempi sia proprio quello di trasferire e di mettere a parte la popolazione, la cittadinanza, proprio di quelle che sono tematiche scientifiche che sembrerebbero ristrette a un piccolo gruppo di specializzati, ma che in realtà poi sono quelle che interessano tutti. Un campionamento che andrà avanti per circa 2 anni e per il quale verranno utilizzati 2 monopattini, oltre ad uno strumento creato ad hoc.